fatto tradurre con molta attenzione, anche perché io d'inglese zero totale, e quindi ho avuto modo di vedere, di leggere, che è stato fatto conoscenza e coscienza, nel senso che è un vero e proprio reportage con lettura dei documenti, con interviste anche alle persone. La CNN ha fatto semplicemente quello che non hanno fatto i giornalisti italiani. Quello che ovviamente non ho capito, non ho gradito, è la reazione dei giornali italiani, che ovviamente a quanto pare non vogliono essere smentiti in quella che è ormai la sentenza di condanna già emessa da alcuni giornalisti, e vorrei capire su che base, su quale carte, oppure su quale ordine i giornalisti italiani dovrebbero riflettere, perché ci troviamo al 77° posto come libertà di informazione. Io il processo lo voglio. Io il processo non voglio essere lasciato nel limbo, perché guarda, un eventuale non rinvio a giudizio mi lascerebbe nel limbo. Io invece questi signori, tutti questi miei accusatori, li voglio davanti a portare delle prove loro di quella che è la mia colpevolezza. Abbiamo sempre, da sempre, fatto nomi e cognomi e puntato il dito contro alcuni magistrati corrotti, adesso sono indagati, e alcuni componenti delle forze dell'ordine, ovviamente, che non hanno fatto il proprio dovere. Indietro non si torna nemmeno per prendere la rincorsa. Noi andiamo avanti. Lo zoccolo duro di Traiato fortunatamente ha resistito all'onda d'urto. Tantissimi ragazzi ci sono stati quest'estate qui ancora una volta a fare scuola di giornalismo. Traiato resiste,